Venditalia 2018, ci troviamo allo stand della MatiPay, un sistema di pagamento con annesso sistema di gestione, con annesso tanto altro, che ci facciamo spiegare da Angela Caporale del Dipartimento Marketing della Sitel SPA. Buongiorno Angela e benvenuta dinanzi alle telecamere di VenninTV.it. Buongiorno, buongiorno a tutti. Angela, l'ho detta nel modo giusto, perché questo vostro sistema è tanta roba. È tanta roba, sì, ma è tanta roba importante. Per il gestore diciamo che è la soluzione perfetta. Perché? Perché riguarda più punti di vista, sia dal lato del gestore vero e proprio, sia dal lato utente. E te lo dimostro subito. Noi abbiamo realizzato una app che è una app lato utente con un'interfaccia molto interattiva e veramente utile. Vi mostro come funziona. Basta semplicemente appoggiare lo smartphone sulla vending machine e grazie a una connessione NFC o Bluetooth il distributore è connesso. Lo vedete? O direttamente l'utente può vedere in tempo reale qual è il suo credito sullo smartphone e può prendere un caffè. Se vuoi posso offrirti un caffè. Mi servo da solo. Visto che solo alcuni minuti che non riusciamo a bere un caffè qui alla fiera della distribuzione automatica, si bevono caffè praticamente a ogni stand, se non il caffè prosecco, mortadella tartufata. Buonissimo. L'importante è che in questo caso vediamo il credito è direttamente scalato dall'app. L'utente può ricaricare molto facilmente questa app tramite sia la gettoniera oppure scegliendo da sistemi di pagamento vari tipo PayPal o carte di credito. Ecco, e nel frattempo è terminato, ecco qui, pronto il caffè, ma lo beviamo immediatamente dopo aver terminato l'intervista. E dunque, cosa succede dopo? Dunque, il gestore può vedere che tu esattamente hai preso il caffè in questo orario da questo distributore, perché MatiPay ti permette di avere un sistema di telemetria molto ma molto efficace. È un sistema che ci permette di avere dei dati puntuali e dettagliati non soltanto dei prodotti, qual è stato il prodotto venduto maggiormente in un arco definito di tempo, ma ci permette anche di avere dei dati sull'utente, di conoscere l'utente. Non abbiamo solo dei dati anagrafici, ma sappiamo quando l'utente ha ricaricato il proprio credito virtuale, come l'ha fatto, che cosa ha preferito. Quindi, conoscendo l'utente, conoscendo le sue abitudini, il gestore, tramite un potente sistema di back-end, di telemetria, e se vuoi ti faccio vedere in breve di che cosa stiamo parlando. Sì, andiamo da quest'altra parte, vediamo se il cameraman riesce a seguirci. Ecco qui, adesso siamo proprio su una schermata del dettaglio dell'utente. Io posso vedere esattamente cosa ha comprato, quando l'ha fatto, come ha ricaricato il suo credito. E questo è molto importante per il gestore, perché è possibile per lui attuare e attivare delle promozioni di vario tipo che servono proprio a fidelizzare gli utenti. Può innanzitutto dividere queste promozioni e decidere se attivarle su tutto il parco macchine, su ad esempio in un'azienda che ha più sedi, soltanto su una sede o su tutte, e arriva fino al distributore nel dettaglio e fino all'utente finale, per cui è possibile offrire un caffè direttamente tramite app all'utente finale. È un sistema che diciamo va anche a effettuare una profilazione in gran profondità degli utenti. Sì, pensiamo tra l'altro che il tempo veramente di trasmissione date è di 2-3 secondi, quindi praticamente è un tempo immediato grazie al quale l'utente, il gestore riesce a sapere, a conoscere, a profilare l'utente immediatamente. Questa è una ricchezza per il gestore. Angela, quali sono le operazioni che l'utente, il consumatore finale deve andare a fare? Semplicemente scaricare l'app? Scarica l'app gratuitamente su tutti i sistemi operativi, quindi Android, iOS, le trovate direttamente in app. Tra l'altro un'altra piccola particolarità per il gestore, in realtà è un grande vantaggio, è quello che noi riusciamo a customizzare l'app e anche il sistema di back-end con il proprio logo, con i propri colori, anche con delle proprie caratteristiche, e quindi il gestore può avere la sua app personalizzata sui siti, sugli store.
tutto questo mi fa pensare, oddio, chissà quanto costerà. Non è vero, non è un costo eccessivo. Abbiamo dei costi che riguardano l'integrazione del modulo esterno di pagamento, del modulo di telemetria, l'app customizzata, il back-end, insomma. La mia ovviamente era una provocazione perché so quanto costa, ma non posso dirlo per ovvi motivi professionali. Ti invitiamo a chiedercelo direttamente. Scrivendo a un indirizzo di posta elettronica che ora ci indicherai qual è la casella di posta elettronica a cui possono scrivere per avere maggiori informazioni. Per maggiori informazioni scriveteci, noi vi rispondiamo con tutto il calore possibile a info@matipay.com e se volete avere altre informazioni visitate il nostro sito www.matipay.com. Sul sito c'è l'area dedicata alla vostra app, che non è solo un'app, che non è solo una piattaforma, che non è solo un sistema di pagamento, l'abbiamo detto, e che rappresenta il futuro. Angela, grazie. Grazie a voi. Ci vediamo su MatiPay. Mentre voi andate a cercare sul web che cos'è MatiPay ancora più in profondità, sebbene lei l'abbia spiegato benissimo, io continuo nei corridoi di Venditalia per mostrarvi altre novità presentate in questa biennale giunta alla sua 12ª edizione. Non andate via, torniamo tra pochissimo. Buonasera.